Salve a tutti e benvenuti nel canale di Pensioni e Aggiornamenti. Nelle scorse ore è stato approvato l'ordine del giorno Mammì su medici e infermieri in quiescenza. Vediamo tutti i dettagli in questo video. Prima di visionare il video, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente tutto gratuito. È stato approvato dunque l'ODG Mammì su medici e infermieri in pensione. Stefania Mammì, come riporta assocarenews.it, fa sapere che è stato approvato su ordine del giorno che impegna il governo a valutare l'opportunità di assumere delle iniziative normative per tutelare le figure dei medici e degli infermieri in pensione che hanno offerto la propria disponibilità per il sostegno alla campagna vaccinale anti-SARS-CoV-2. I compensi per l'attività di vaccinatori, se il governo manterrà l'impegno assunto, non dovranno più risultare alternativi al percepimento della pensione per il periodo relativo alla durata degli incarichi. La deputata del Movimento 5 Stelle ricorda anche che chi fa lavoro di trincea conosce la fatica e il sacrificio, soprattutto in piena emergenza sanitaria. Per questo l'adesione di queste figure professionali è un bene prezioso che va tutelato nella sua interezza. Parliamo di medici e infermieri che mediamente a 75 anni hanno scelto di tornare in campo per il senso del dovere. Sono categorie fragili esposte ad un rischio alto di contrarre il virus, ha concluso Stefania Mammì. E anche per oggi è tutto, se non l'avete già fatto vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti.